21 settembre. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Giovanni 3, 36. La vita eterna. Tutti gli uomini, pur vivendo, non hanno la vita eterna. Nessuno si allarmi per tale affermazione. Il versetto in epigrafe rivela prima di tutto la posizione dell'uomo, ma l'ira di Dio rimane su lui. L'uomo è sotto il giudizio di Dio a causa del peccato e condannato alla morte eterna. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3, 23. In secondo luogo rivela il Salvatore. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. La liberazione dal giudizio di Dio è offerta all'uomo unicamente in Gesù Cristo, perché su di lui il Padre ha posto il suo giudizio facendolo morire sulla croce. In terzo luogo ci presenta il mezzo della salvezza. Chi crede? La fede è il mezzo per ottenere la vita eterna, non serve nient'altro. Dio chiede all'uomo la fede, che deve essere riposta nel suo Figlio. Il peccatore che si ravvede e che crede con tutto il cuore in Cristo, invocando la grazia di Dio, riceve la salvezza e la vita eterna in dono.